Fratelli e sorelle bianconeri, salve a tutti. Pare che l'incontro svoltosi ieri a Torino tra Agnelli e Raiola non volesse preludere solamente ai discorsi su Bernardeschi, su Moischin, su altri suoi assistiti, persino Pogba, si era ventilata l'ipotesi Pogba. Ragazzi, pare che abbiano parlato di Donnarumma. Voci attendibili dicono che il discorso si è incentrato, oltre che su Moise Kean, su Donnarumma, restio ad accettare la proposta di rinnovo contrattuale del Milan, contratto che scade praticamente tra 2 mesi, la proposta di 8 milioni l'anno. Raiola lo conosciamo, lo sapevamo che sarebbe finita così. Raiola, i soliti ricatti di Raiola. Raiola chiede 12 milioni netti l'anno per il suo assistito, più le varie commissioni. Ragazzi, io ve l'ho già detto giorni fa con un video come la penso su questi mega contratti: Ronaldo, 31 milioni netti, Dybala, il procuratore che chiede dai 13 ai 15 milioni l'anno. Ragazzi, ho detto diamoci una ridimensionata a tutti. Il mondo è cambiato. Non dico per sempre, ma per i prossimi anni sicuramente. Il Covid ha cambiato il mondo, non solo il calcio, il mondo economicamente è cambiato. Perciò, ragazzi, prima di inserirsi in questa trattativa, prima di veramente di intavolare questa trattativa con Donnarumma, pensiamoci bene, pensiamoci bene. Non vorrei che, svenandoci per il portiere, non completiamo altri settori del centrocampo necessari. È chiaro che se mi dite cosa ne penso tecnicamente della situazione, è chiaro che vi dico chi non vorrebbe Donnarumma a difendere i pali della Juve, sistemare la situazione portiere praticamente per i prossimi 10, 14, 15 anni praticamente. È ovvio che vi dirò sempre sì. Tra Szczęsny e Donnarumma, è ovvio, vi dirò sempre Donnarumma. Ragazzi, non è così semplice, non è così semplice. Dobbiamo abbassare questo monte ingaggi, prendere un portiere, seppur il portiere più forte del mondo, ma prenderlo a 11-12 milioni netti l'anno, io non so se sarebbe vantaggioso per noi. È chiaro che prenderemmo una Sara cinesca, che ti può portare tanti bei punticini, specie quando non hai più la difesa di un tempo, diciamo, la famosa BBC, non c'è più la difesa di un tempo. Portiere così ti può fare tanto comodo. Però scendere di nuovo a patti con Raiola, i ricatti suoi, non lo so, ragazzi, francamente non lo so. Non lo so neanche se questa cosa si farà davvero. Magari alla fine il Milan accetterà le richieste di Raiola, si abbasserà i pantaloni e lo farà. Poi è chiaro che mi dite Donnarumma, grazie, viene l'acquolina, mi viene, grazie, che mi dite Donnarumma in porta, tanta tanta roba, come se mi dicessero, sai, viene Pogba, viene, ma non sono fattibili, non credo siano fattibili, non lo so. Io prendo atto di queste notizie uscite su molti siti, ma ci vado sempre con le mani di piombo, perché mi sembra veramente un'utopia che la Juve faccia un investimento su un ingaggio così al lordo. Dovrebbero essere 23 milioni di euro l'anno per un portiere. Mi sembra strano, ragazzi, mi sembra molto strano, perché i nomi che circolano sono altri, ragazzi, sono Locatelli, Moischin, perché ci stiamo dando una ridimensionata. Poi, se decidessero veramente di investire questa valanga di soldi sul più forte portiere in circolazione, ragazzi, ne prenderò atto e al limite ti faremo tutti per Donnarumma. Ma io sinceramente credo sia poco fattibile, perché ripeto, il mondo è cambiato e la Juve deve abbassare questo benedetto monte ingaggi. Capito Dybala? Capito Ronaldo? Intesi? Ragazzi, se tutto va bene, domani o al limite dopodomani, ma credo domani, penso possa andare in onda la famosa intervista
Sono riuscito a ottenere il nulla osta per intervistare questo famoso personaggio. E se vuole Dio, domani vi farò vedere questa splendida intervista. Massimo 2 giorni, diciamo. Non prometto niente, ma massimo in 2 giorni vi farò vedere chi sono riuscito a intervistare, ragazzi. Mi raccomando, fino alla fine.